quest'anno con questo lavoro nuovo, un anno di preparazione, in due ore dobbiamo dimostrare quello che siamo riusciti a preparare in quest'annetto. Tanti ragazzi nuovi, tanti giovani nuovi in questo lavoro di stasera, speriamo che vada tutto bene. In bocca al lupo a tutti. La devo prima vedere e poi la vedo. Sono un po' emozionato pure io. Addirittura, che ruolo interpreti? Il sacrestano. È molto divertente. Dopo, perché non l'ho vista ancora. Sono la figlia della baronessa, di Donna Bianca, che è una donna un po' confusa, che non voleva sposare suo figlio. Io sono sua figlia muta, un po' di disgrazie. Rispetto alle altre, ha delle interazioni con quasi tutte, diciamo, la realtà civile dei piccoli paesi, perché c'è il popolo, c'è la parrocchia, c'è il sacerdote, il sindaco e c'è anche il vescovo, che ci accomuna in questa cosa, perché voglio dire, noi abbiamo il cardinale accarinato, però insomma ogni personaggio, ogni fatto e ogni persona, fatti e persone sono puramente casuali, quindi non c'è nessun riferimento, lo diciamo a scanso di ogni equivoco, è tutto un ridere. Noi ce la metteremo tutta per far divertire il pubblico, speriamo di riuscirci e a loro auguriamo una buona visione, grazie. È una confessione però, non lo dite a nessuno, io non faccio il parroco, faccio un parrocchiano. È come in ogni lavoro che l'amico regista prepara, c'è sempre dietro tutto un lavoro intenso, un lavoro, però ovviamente non siamo professionisti, siamo amatoriali. E la questione è tutta concentrata sulla perpetua, che in effetti mette poi in giro questo chiacchiericcio che il Uvarchiano è sciuto pazzo, ma in effetti il Uvarchiano rimane sempre, c'è uno sfogo finale contro il vescovo, ma in effetti rimane integro nel suo ruolo. E rimane parroco dei suoi fedeli fino alla fine. Consiste nel difendere un poco la baronessa da certi attacchi che gli vengono rivolti, ma poi alla fine si rivela che è tutto un sistema, perché c'è un'intesa con la baronessa che esce fuori alla fine. Meglio non svelare tutto, altrimenti poi finisce il divertimento per la gente. Niente, sono l'innamorato di Ninetta. Che Ninetta è Ninetta, quindi alla fine diciamo questo lavoro mi fa ricordare che è Natale, un bel appuntamento. Un po' di età avanzata, vabbè, per il teatro questo ed altro. Sono Donna Bianca, una nobildonna che vuole portare alto il nome della famiglia e infatti vuole combinare il matrimonio con la signorina Celeste Sellitti, non fregandosene comunque del sentimento amoroso del figlio, e sarò una baronessa un po', diciamo, un'antagonista, vecchia, ma pur sempre corteggiata. Importantissimo. Rosa, come si chiama? Rosa Graziano. Chiedete in giro chi è Rosetta Graziano e vedete un po', tutti lo sanno, la perpetua del paese. E come al solito noi non manchiamo mai allo stesso appuntamento, anche perché è un anno abbastanza difficile e noi ci vogliamo augurare, noi dalla compagnia teatrale Stabile Meridionale di Carinaro, che nell'anno 2014 sia un anno migliore per tutte le famiglie e sia un migliore anno anche per i giovani. Parla di un parroco che secondo la commedia sarebbe uscito pazzo, ma in realtà non è così, perché è la perpetua, la sua collaboratrice, che mette su un inganno, un ingranaggio di situazioni che fa sì che tutti alla fine tirano fuori i loro peccati, e questo abilmente
messo in risalto dal regista Truosolo e dai bravissimi attori che interpretano i ruoli principali di questa commedia. Abbiamo messo tutto l'impegno necessario e penso che stasera saremo ripagati da questa bellissima commedia, che è diversa dalle altre, e quindi con l'aiuto del nostro regista e dei nostri attori io faccio un vero in bocca al lupo a tutti quanti e spero che la gente si diverta. Sì, avrò l'onore di partecipare in presenza del cardinale e niente, speriamo bene. Occasione per incontrare, per stare un po' insieme con i miei paesani, divertirci insieme e poi farci anche gli auguri. L'occasione veramente è provvidenziale, perché diversamente non avrei poi altra possibilità. Invece è così, momento di festa e anche un momento di auguri. E sono Celeste Sellitti. Allora, io faccio l'assessore, un assessore commerciante di carne che vende le corna. Si illude di non averle, però alla fine so che le corna me le fanno anche, cioè soprattutto l'avvocato qui presente mi riempie di corna. Mi sto preparando, che mi inizia la commedia. Vuoi iniziare la commedia? Mamma, come non lo sai, tu mo devi andare a casa del parroco. Ma io sono vecchi, mi scordo. Sono vecchi, te le dimentichi, te le ricordo io, anche se non tengo la voce da poco. Mamboia, inizia la commedia. Inizia, l'ho detto io. Signore Dio, Modestino! Ah, e che mi avete messo al deposito, scusate! Non è da poco! Ma guardate la giornata, Modestino! Eccomi qua! Oh. Eccomi a bordo! Voleva fare un succede a me, perché io... Ma ci ha portato indegnamente alla Maronna, proprio in spalla di professione. E capirete che la Maronna pensa. Sì, capisco benissimo. Ma dove sta Don Sandro? Dove stavo? Lui si è chiamato. Sta dirigendo con riferimento a Gisa. Va, fumiamoci una sigaretta. Fumiamoci una sigaretta. Ha consumato un'ora a me perché non mi intendo. E per questo anche tu, Modestino. Capirete. Luisa da Sacrestano, coppa novizi in montagna, che può mai guadagnare. E non mi accatta perché voglio Luiz. Capisco. Permesso. Uè, medico! Arrosta che l'ha pippata, arrosta! Ma chi vuoi? La mia moglie ci c'è, faccia fare con me stantulazzo. Medica. Se cascio sbaccato, ci va, perdono, arrosta. Ma vieni qua, siediti qua, racconti un poco che cosa ti è successo, vado con calma. Con calma, siediti e raccontami che ti è successo, vado. Ma come sta andulazzo, non l'ha già avanti, che ti è successo, vado. Qua 2 anni di sorda, perché dice che c'ha già rotto i rienti. C'ha rotto i rienti? C'ha già rotto i rienti. È caduto, sei pensato di te. C'ha già rotto i buffettuni, perciò. E mo 4 anni di sorda, 4 anni. Maestro, se si mangia su, sei mulino, tutti questi sordi, ma che a te anni, non ci possono bisogno. Menica, ma dica, ma quante volte ti devo dire che tu non devi picchiare a tua moglie, tu la sera non devi bere molto vino. Ma inizia la sera, non bevo vino, non mi addormo, e la fatta sempre. Ma dica, ma che ti ha fatto che l'ha benedetta donna? Ma che ti ha fatto? Che mi ha fatto? Mi fece fesso, mi fece scemo. Perché mi ha sposato così, e si è fatta così. Poi mi ha fatto 4 figli, tre figli. E mica è colpa sua. Ma come è possibile? 3 femmine, non fa 4 figli. È colpa sua, È l'unico che tengo figlio, luce dall'occhio mio.
Te ne smente che non è buono, te ne smente che non è buono.